edizione della ASD Rispondi 2011. Io sono Emanuele Ferraro, e faccio parte della società, accanto a me Emilia Cipelli. Abbiamo questa sera la presenza delle due squadre maschile e femminile della Rispondi e del gruppo dirigenti al completo. Soltanto un breve accenno su quella che è la storia di questa società, che apparentemente è giovane, datata al 2011, è un anno storico nel quale nasce questo progetto destinato sicuramente ad andare avanti. Si parte con la Serie D nel 2011 per quanto riguarda la formazione maschile. Un progetto che si evolve nel 2012 con l'inserimento della squadra femminile che ha partecipato per la prima volta al campionato 2012-2013 della provincia di Latina e al secondo anno di vita della società nasce anche la scuola calcio di Rispondi. Cosa è successo in questi tre anni? Ci ritroviamo qui con due squadre che oggi militano nel campionato di Serie C regionale. Ciro Iorio, allenatore della femminile della Rispondi, terzo anno consecutivo alla guida di questa squadra. Sì, buonasera, è il terzo anno consecutivo alla guida della Rispondi dopo un anno di Serie D e un anno di C, piazzateci bene. Quest'anno ripartiamo volendo migliorare quello che è stato la classifica dell'anno scorso. Allora, siamo partiti dal campionato provinciale, poi l'anno scorso la prima esperienza molto importante e storica per questa società, quest'anno si cerca di migliorare quello fatto l'anno scorso. Sì, molto importante per questa società, ricordiamo che è una società giovanissima, la Rispondi, al primo tentativo di Serie D femminile abbiamo vinto il campionato, al secondo anno ci siamo piazzati bene evitando quello che erano i play-out di una Serie C femminile regionale dove ci siamo confrontati con società romane blasonate, quale Virtus Ciampino e altre società che ci hanno dato filo da torcere. Ecco, quanto vi ha dato di importante in questo campionato per voi per proseguire anche in questa stagione? Il campionato scorso ci ha fatto capire quali erano le differenze tra un provinciale e un regionale, le ragazze sono state brave a recepirle in maniera in fretta, quindi ci ha proprio marchiato per quello che possiamo essere una compagine della provincia di Latina e dire la sua molto importante. Allora, Ilaria Centola, capitano promosso in questa stagione, quindi a capitanare questo gruppo straordinario già nella passata stagione. Sì, buonasera. Diciamo che è una passione che nasce da anni, siamo più che altro un gruppo di amici, sia fuori che dentro il campo. Diciamo che l'anno scorso siamo andati oltre le aspettative, quest'anno cerchiamo di bissare, anzi di fare meglio. Il gruppo c'è, la società anche, ed essendo una squadra non di Roma, i sponsor non è facile trovarli, però con l'impegno costante della società ci stiamo togliendo qualche sfizio. Ecco, tu non sei una novella di questo sport, da tanti anni che praticamente solchi parquet sintetici, ecco quante difficoltà, sobbaccarsi anche di questi costi, di queste difficoltà, quanto è difficile per una società così come la Rispondi? Sì, quest'anno è l'undicesimo anno che gioco e pratico questo sport e ho girato campi di Roma, campi di Napoli e le grandi città hanno sempre più facilità delle provincialotte, diciamo, però devo dire che la società sta facendo un gran bel lavoro. Anche Giuseppe Cicalese, presidente di questa società rossoblu fondana, voluta fortemente diversi anni fa, dopo tanti sacrifici, ha avuto questa straordinaria comparsa l'anno scorso, ma si stanno ripetendo anche i presupposti per una buona stagione. Sì, stiamo allestando tutte e due le squadre in modo per poter competere con gli squadroni di Roma, perché noi siamo la piccola provinciale che va a combattere con i mulini a vento, contro i mulini a vento. Comunque ci difendiamo. Ecco,
Presidente, una realtà come questa qui a Fondi sta avendo comunque dei bei risultati, non solo sul campo, anche la cittadinanza comincia ad avvicinarsi a voi. Eh sì, specie a livello femminile, che prima si parlava di calcetto femminile, era un tabù che non si riusciva a sfatare. E ci siamo riusciti e man mano con queste ragazzine stiamo avendo buone soddisfazioni. Presidente, adesso fino all'anno scorso si era soltanto con la squadra femminile, quest'anno invece è arrivato questo importante successo nel campionato provinciale di Serie D e si andare anche a tastare proprio con mani e con piedi anche il campionato regionale di maschile. Esatto, sì, abbiamo allestito una squadra che speriamo di figurare bene, non dico di puntare all'alta classifica, ma almeno salvarci con un po' d'anticipo. Ecco, sono state già gettate delle buone basi anche per costruire un settore giovanile? Certo, noi abbiamo anche una scuola calcio, quindi man mano che crescono ci li inseriamo con la prima squadra. Allora, in questa serata a presentare la Vis Fondi, anche un volto noto nell'imprenditoria locale e non solo, parliamo di Giovanni Fidaleo, dell'omonima ditta Imballaggi Fidaleo, che ha comunque sposato la causa per questa stagione nel club presieduto appunto da Giuseppe Cicalese. Sì, come azienda cerchiamo sempre di essere vicini ai progetti importanti. Questo progetto ci è piaciuto particolarmente perché l'organizzazione, i ragazzi tutti sono mossi da una grande passione e anche se per l'imprenditoria non è un momento semplice questo, comunque ce la siamo sentita di stare vicino a questa squadra, a questa società, queste squadre, questa società e di supportarli in questo progetto importante che punta anche al futuro. Questo ci è piaciuto molto, come la nostra azienda. Come supporter, non solo a livello economico, qual è l'auspicio e anche il biglietto da visita da parte di un imprenditore proprio all'interno di una società? Sicuramente la cosa più importante che abbiamo ravvisato in questa società è l'organizzazione e la gran voglia di fare. Queste sicuramente sono cose che fanno bene a livello aziendale, ma fanno bene a livello societario e quando c'è una passione da portare avanti, queste sono le cose che possono portare sicuramente a buonissimi risultati e sono sicuro che sarà così. Quindi un grande bocca al lupo alla società, a tutte le squadre e speriamo che vada tutto per il meglio. Allora, Domenico Collu, tecnico della Vis Fondi per la stagione 2014-2015, arrivi dopo tante belle cose dette proprio sul tuo conto. Di questo devo ringraziare un po' tutti gli addetti ai lavori. Speriamo di meritarle quest'anno tutte queste belle cose che sono state dette. Ecco mister, quando iniziasti tu a giocare a calcio a 5, ormai sono tanti gli anni anche da ricordare, difficile anche da ricordare, ma era forse sicuramente un futsal diverso? Allora, diciamo che stiamo parlando di tanti e tanti anni fa, fortunatamente li ricordo con piacere ancora quegli anni. Sicuramente era un futsal diverso rispetto a quello di oggi, magari era meno aggressivo, c'erano giocatori tecnici ma il futsal era molto più lento rispetto a oggi. Ecco, ma in campo anche durante gli allenamenti porti con te, conservi ancora qualcosa di quegli insegnamenti che ti sono stati dati e quindi scalpiti anche alcune volte per quando non funziona qualche cosa? Allora, diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un maestro come Mario Caneschi che mi allenava e ancora oggi durante le sedute di allenamento, soprattutto durante le partite, uso anche termini che aveva Mario Caneschi, li ricordo sempre con piacere perché veramente è stato un maestro. Allora, Elvio Passannante è scelto un po' all'unanimità proprio questa sera addirittura capitano della squadra della Vis Fondi. Torni in Serie C2 dopo le tante apparizioni con altre formazioni. Sì, spero di dare quel poco di esperienza che ho fatto io in C2 a questa squadra, poi magari da capitano avrò ancora più modo di dargliela, speriamo che
riesco a essere sempre presente, non essere mai infortunato e cercare di dare sempre di più rispetto magari alla passata stagione, che ho avuto tra virgolette vari infortuni e purtroppo non ho dato quello che potevo dare. Spero quest'anno di rifarmi per la società, per la squadra, per i compagni, comunque credono in me e io comunque credo in loro e spero che faremo un grande campionato. Si parla di salvezza, io non la chiamerei salvezza, secondo me siamo una squadra che possiamo dare molto 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 di più, dobbiamo lavorare. Ecco Elvio, quale potrebbe essere il valore aggiunto di questa formazione dopo la bella cavalcata combattuta tra l'altro fino all'ultima giornata nella passata stagione? Secondo me, vedendo la passata stagione, è il gruppo. Il gruppo secondo me è l'unico valore aggiunto che questa squadra ha, perché vedo un grande gruppo e secondo me è quello che fa la differenza. Poi ogni singolo giocatore c'è chi di più, chi di meno, sì, però io anche negli allenamenti vedo il gruppo e questo penso che soprattutto nel calcio a 5, nello sport in generale, è la cosa più importante. Ecco, adesso accanto alla tua esperienza, anche una fascia di capitano, come hai visto tutti questi aspetti particolari che magari adesso ti sono piovuti improvvisamente addosso, però l'esperienza ormai è maturata in questo gruppo, come è vista dagli altri? Beh, spero bene, cioè io non me l'aspettavo, sinceramente stasera me l'hanno detto, è un piacere per me. Una gratifica. Ed è un onore pure, perché comunque secondo me questa società potrà fare molte cose, perché vedo una società dietro questi ragazzi che seguono e fanno tutto. Io ripeto, spero che da capitano posso dare ancora di più la mia voglia, un po' l'esperienza che ho. Allora, Ermanno Ferraro, definirti oppure qualificarti è un po' difficile perché in questa VIS hai fatto veramente tanto nelle passate stagioni, i risultati si sono visti, poi conseguiti sul campo siete stati giustamente premiati, quindi cosa ti aspetti per questa nuova stagione che tra l'altro, per quanto vogliamo ricordare, nel campionato femminile già si è scesi in campo tra l'altro con una bella vittoria a Roma. Allora intanto buonasera e grazie a Mondo Futsal per la disponibilità mostrata in questa occasione. Noi siamo alla seconda esperienza nel campionato di Serie C femminile Girone Unico Lazio, siamo alla prima esperienza nel campionato maschile. Ci aspettiamo, per quanto riguarda la maschile, una salvezza tranquilla, senza troppi giri di parole. Prima esperienza, quindi mille incognite come lo scorso anno lo erano state per la femminile. La squadra c'è, il gruppo c'è, non abbiamo un allenatore come ho ripetuto in più occasioni, ma abbiamo un uomo che ha sposato il progetto VIS e parlo di Domenico Collu. Allo stesso modo per quanto riguarda la femminile, con un anno di esperienza in più, e garantisco che il regionale è diverso dal provinciale, cercheremo sicuramente di confermare ciò che di buono era stato fatto lo scorso anno, di migliorarci dove lo scorso anno forse avevamo un po' peccato di esperienza e qualcuno mi perdonerà anche in organizzazione. Abbiamo fatto tesoro dell'esperienza dello scorso anno e quest'anno vogliamo migliorare. Traguardi noi non ce ne poniamo, io storicamente sono stato sempre abituato a raggiungere la salvezza e tutto quello che viene di più ben venga. Bene, allora sei stato piuttosto esaustivo anche perché hai fatto una panoramica generale, per concludere e per diciamo quale potrebbe essere a questo punto la ciliegina sulla torta, non parliamo di roster di squadre però parliamo soprattutto per completare questa società che veramente nel femminile, nel maschile, il presidente ci ha annunciato veramente una cosa molto importante, la nascita del settore giovanile. Importantissimo il settore giovanile, noi puntiamo molto sul settore giovanile e siamo quasi al raggiungimento del primo traguardo
il traguardo è quello in cui alcuni ragazzi presto, molto presto, potrebbero venire a far parte delle prime squadre. Settore giovanile, parlo di maschile e parlo di settore giovanile femminile. Certamente è un po' più difficile nel femminile, perché la cultura del calcio e del calcio a 5 femminile non è ancora diffusa come lo è quella maschile, però diciamo che il progetto sta dando buoni risultati anche in previsione del medio termine.